Esattamente. Mia sorella era in cucina a sbucciare patate. Era una bella donna bionda naturale, leggermente al di sotto della statura media, ma con un viso piuttosto duro e severo. Aveva un bel corpo dalla vita sottile che non si era allargata, nonostante due figli di 3 chili alla nascita. Dal momento del risveglio a quello in cui si coricava, trascorreva la propria esistenza nell'agriturismo. Nei suoi robusti stivaletti neri percorreva un itinerario circolare dalla mucca e le galline alle lavatrici, al grande orto, alle corde per i panni, per poi tornare in cucina. Posò il coltello con cui affettava il prosciutto e mi fissò. Gli angoli della sua bella bocca si piegarono all'ingiù. «Saverio», disse, «ti ho lasciato parlare a una condizione, che non mi perseguitassi con le tue teorie sulla reincarnazione». «Sai perché ti sei stancata di ascoltarmi?» dissi. «Perché non hai capito che cosa sono gli archetipi transitori e permanenti di cui parlano i maestri del cerchio Ifior». «Che cosa sono?» sospirò mia sorella rassegnata. «Gli archetipi nascono dall'esperienza che fa la materia acasica, cioè la coscienza, immergendosi nei piani di esistenza inferiori per arrivare a comprendere se stessa». «Ma che cos'è che nasce da questa immersione della coscienza nei piani inferiori?» «Ma che ne so?» disse mia sorella. «Nasce l'io, l'egoismo», dissi, per nulla rispettoso della sua rassegnazione. Mia sorella era una donna taciturna. Quello che pensava nessuno lo sapeva, nemmeno il marito. Lasciava a lui il compito di imporre la disciplina ai bambini e faceva qualsiasi cosa egli ordinasse, senza commenti né lagnanze, se non in situazioni del tutto insolite. Solo davanti alla reincarnazione esibiva il suo rifiuto, ed io lì battevo. Continua.